questo è il più buono che abbiamo preso finora. Questo è il cocco che andate dentro, basta che si scava il cucchiaio, questa consistenza gelatinosa. È una consistenza proprio totalmente diversa rispetto al cocco maturo, no? Vedete? Molto gelatinosa, poi c'è un sapore proprio di cocco veramente leggero, leggero, leggero. Molto piacevole, rinfrescante. Questo è l'unico di quelli che abbiamo preso che c'aveva però effettivamente, no? Che cosa? Questa consistenza. Ah, sì, sì, sì. Più duri, sì. Sicuramente più maturi. Più maturi. Camminando per la via street food di El Nido, sono le 6, accendono le braci perché qui alle 7 si mangia. Considerate che se arrivate alle 8 nei ristoranti dovete fare la fila per mettervi seduti, poi alle 9 generalmente chiudono o comunque smettono di servire cibo, quindi diciamo quello che avete preso avete preso. Hanno acceso la musica nel momento in cui ho iniziato il video, sembra fatto apposta. Ah, tu hai preso un hamburger con un hamburger da 200 grammi con bacon, cheddar, l'hai fatto togliere mozzarella, poi c'è pure jalapeno, aceto, succo di calamansi. Io invece ho preso un hamburger con, cioè, una doppia patty, poi mozzarella, cheddar e niente salse, ma il pane è tostato nel burro, eccolo qua. Poi ho le chips della casa e poi ho preso un mango shake. Karen è ancora impegnata nel suo panino, io l'ho sbranato. Ci mancano le french fries e poi abbiamo finito. Buono, siamo andati sul sicuro, questa è l'ultima sera e visto che domani ripartiamo non c'è di più. Questo è il locale. Conduzione completamente femminile e lì c'è un cartello con scritto not bandita, don't enter, cioè se non sei una donna bandita è femmina, cattiva ragazza, se sei una cattiva ragazza non puoi entrare. Eccoci di nuovo per la via principale di El Nido. Abbiamo speso per due panini con hamburger, una porzione di patatine fritte extra, poi due insomma bibite come avete visto, due bottiglie d'acqua da un litro,
ho speso 25 euro, 1500 pesos, conferma quello che avete visto insomma anche negli altri ristoranti, il prezzo è davvero basso. Stiamo rientrando in hotel e ce ne andiamo a dormire, ci gustiamo un mango float che abbiamo comprato oggi pomeriggio come dessert e poi ce ne andiamo a dormire che domattina sveglia alle 4 per andare a Puerto Princesa. The next morning. Quello è il van che ci sta aspettando. Questo è il secondo autogrill. Stiamo facendo colazione. L'atmosfera che si respira in questi posti la definirei onirica, è proprio un qualcosa di sorprendente. Nel frattempo mangiamo un special biscotto. E niente, tra poco risaliremo a bordo. Finalmente siamo arrivati all'aeroporto di Puerto Princesa. Siamo ai gate, abbiamo fatto i controlli di sicurezza e niente, non ci resta che aspettare un'oretta e mezza prima di decollare alla volta di Manila. Con quel van che avete visto abbiamo fatto circa 6 ore e mezza. E considerate, su un van da 12 eravamo dentro in 15. Due sedili erano stati aggiunti, in più c'era una cassetta di plastica che fungeva da ulteriore sedile, c'è sempre qualcosa di nuovo. Adesso quindi siamo qui, abbiamo pranzato, ci riposiamo un attimino e poi ripartiamo. A dopo! All'esterno di Greenbelt, diciamo che è un mall con tutti i marchi di lusso, insomma. Guarda che bello. Siamo al The Red Crab, un ristorante di granchio. Yeah, perfect. Thank you. Thank you. Allora, abbiamo appena ordinato un granchio da 900 grammi e niente, che lo mangeremo con una salsa praticamente che sembra all'aglio, giusto? Sì. E l'abbiamo chiesta senza chili, senza peperoncino insomma. E poi abbiamo preso un brodino di vongole e degli shakes di frutta. Cosa mangiamo oggi? Alimango. Sarebbe crab in filippino. Comunque dire sta N e G è difficilissimo. Veramente. Sei bravo però, hai detto bene alimango. Piano piano imparo, quasi finita la vacanza, ma ho imparato qualcosa. Successo. Proprio vedere le forniture. Ecco qua. Non è che mi sembra molto efficace, però poi secondo me è solo per bellezza. Io sempre che tu pulisci la cameriera. Esatto, tanto te lo pulisce lei e tu lo fai allo spettacolo, noi mangeremo. Esatto, con le mani foderate con i sacchetti come vedete. Quel signore, esatto, già ci siamo preparati e ora assistiamo alla vestizione. Secondo me è fatto per ripararsi dal freddo, c'è un'aria condizionata che sarà impostata a 15 gradi, vedete, sto col pile. E mi ha preso in giro per tutta la vacanza, ah, perché io ero con il pile sempre, come avete potuto notare. Perché qui sono belli criminali, mettono l'aria a... Ah, non so, 17, di solito in camera lo trovavamo sempre a 17 gradi quando rientravamo. Ah, è impossibile.
quindi aspettiamo. Per il resto perché ho una gran fame. La temperatura fuori invece di quant'è? Saranno 28-30 gradi e qui 17. Diciamo, c'è un'escursione termica abbastanza importante. Con grande dispiacere veniamo a scoprire che dovremo fare tutto noi. Questo che vedete qui è aglio. Ah cavoli, ce n'è tanto, eh? Aglio, no, giusto un po'. Quindi se non mi piace l'aglio prendete un'altra cosa. E qui invece? Questa zuppettina di vongole si sente proprio tanto, secondo me è lemongrass. Si sente tantissimo il lemongrass. Vuoi assaggiare? Questa è la nostra cup di riso. Questi sono i mio green mango shake. Con le bucce. Con le bucce all'interno. Come sapete metto anche la buccia del mango e si mangia come la buccia della mela. E questo è invece un ripe mango juice, un mango maturo, un succo. Direi che procediamo, ci sporcheremo molto le mani. Quindi penso che vi diamo appuntamento direttamente a dopo.